Buonasera a tutti amici, bentornati, ben ritrovati, come state? Spero che tutti quanti voi stiate bene. Ok, la musica in sound, sottofondo c'è. C'è anche la giacca della mia compagna di stanza, perché è giusto così. Salutate, siete cortesi con la giacca, mi raccomando. Ragazzi, stasera parliamo di qualcosa... Più che altro non tanto andando nello specifico, perché è una tematica che di solito è molto sfuggente per quanto riguarda, diciamo, noi come regione del Mediterraneo, cioè la parte sud del Mediterraneo, ok ragazzi? Parliamo di uomini nelle torbiere, uomini... i cosiddetti bog bodies, spero di averlo letto giusto. Comunque, diciamo che noi abbiamo parlato di Ozi, no? Vi ricordate l'uomo del Similan, quindi la mummificazione in climi estremi, quali per esempio in questo caso il clima freddo, ok? Poi ovviamente conosciamo la mummificazione in climi caldi, gli egiziani sono... i must, cioè loro lo sanno fare, sanno tutto di tutti su questo genere di mummificazione, sia per quanto riguarda il periodo predinastico e prime dinastie, in cui abbiamo ancora delle mummificazioni che potremmo dire naturali in Egitto, sia poi successivamente con tutta l'artificiosità del rituale egizio, appunto per la sepoltura dei faraoni, comunque degli alti funzionari, eccetera, eccetera. Quindi la mummificazione noi la conosciamo, queste due tipologie di mummificazione, quindi clima freddo, clima caldo, e oggi invece parliamo di un altro clima in cui un corpo si può andare a decomporre, e che ha, diciamo, delle caratteristiche simili, perciò in alcuni casi, alla mummificazione? Vedremo. Ovviamente in manuali di metodologia della ricerca archeologica, molto spesso, quando si parla di climi e di contesti, i climi estremi e le situazioni estreme vengono messe tutte assieme, per questo... Giustamente vi ho citato anche appunto le citazioni che vi ho fatto, ecco, e quindi oggi parliamo di corpi nelle torbiere, corpi nelle paludi, clima ovviamente umido, clima sicuramente non italico, ma direi invece dell'alta Europa, ok? Quindi... La prima cosa che ci si deve domandare è, innanzitutto, qual è la differenza tra torbiera e, ovviamente, palude? Perché c'è una differenza? E quantunque noi usiamo il termine bog bodies, ok? Quindi uomini nelle torbiere, per fare tipo guazzabuglio, uomini nelle paludi, uomini nelle torbiere, noi intendiamo sempre dei contesti... diciamo di natura appunto torba, cioè, li mettiamo insieme, okay, facciamo così. Tecnicamente tra torbiera e palude c'è una differenza per quanto riguarda la conservazione di reperti quali possono essere appunto corpi umani. E ovviamente, ragazzi, come ho già detto, questa che faremo stasera è una chiacchierata amichevole, perché probabilmente sarà anche una parte della mia tesi, ma ancora non posso dirvi di essere esperta per quanto riguarda questo genere di situazioni, e soprattutto noi in Italia li studiamo sui limiti appunto di metodologia della ricerca archeologica, però non c'è sul piano più concreto, cioè magari becchi una paginetta, ecco, su queste tematiche, quanto in realtà magari in Inghilterra, cioè nei luoghi in cui appunto ci sono questi ritrovamenti, si discute più approfondimento, ci sono più discussioni rispetto da noi che vediamo ma la sfuggita. Quindi
faccio questa premessa. E quindi, diciamo, qual è la differenza tra torba e palude? La palude, entrambi immaginiamoci in uno scenario lacustre, quindi siamo in un lago, e se la palude nasce dalla putrefazione, dal decadimento del circondario, quindi magari giunchi che vanno a imputridirsi e cadono nell'acqua e fanno la melmetta, che schifo, o comunque vi è la vegetazione che va attorno al lago a erodersi e finire nell'acqua, e quindi questo fa la palude. Per quanto riguarda la torba dovete sapere che deriva in realtà da un muschio che nasce sulla superficie del, diciamo, stagnante del lago. Muschio che ho scoperto si chiama, se non mi sbaglio, sfagno, dovrebbe essere lo sfagno. Non lo conoscevo, l'ho scoperto. Non sono una biologa o un'esperta di licheni, funghi e cose varie, non è un fungo neanche, è un muschio, chiedo scusa, un muschio. Comunque, nasce da questo muschio, da questa, diciamo, piantina che si va a situare sulla superficie del lago e poi, ovviamente, cosa fa? Va ad alterare il lago. Lo va magari a modificare per quanto riguarda acidità o basicità dell'acqua, o ancora meglio, rende la zona, appunto, lacustre anaerobica, quindi non permette la presenza di ossigeno e quindi anche la presenza di forme di vita, quali per esempio batteri o comunque agenti che possono andare a decomporre. Inoltre lo sfragno, tecnicamente, qual è la differenza massima che ci può essere tra un corpo nella torba e un corpo nella palude? Mentre la palude, appunto, diciamo, è aerobica, quindi l'ossigeno lo fa passare, quindi c'è la decomposizione a tutti gli effetti, e del corpo rimane soltanto che lo scheletrino. Invece nella torba, a causa di questo, appunto, muschio, si viene a creare una situazione basica a tutti gli effetti, si viene a creare una situazione in cui, vi dico un po' perché qua è una cosa un po' complicata anche per me, non ci capisco nulla. Allora, si viene a creare una presenza di un polisaccaride derivante dal muschio, e praticamente cosa fa questo polisaccaride? Rende intanto il corpo dell'individuo che è andato giù nella torba di questo colore che vedete qui al lato, vedete, questo è l'uomo di Tollund, lo rende bronzio, lo rende abbronzato, non era questo il suo vero colore. E inoltre, se nella palude abbiamo soltanto le ossa, nelle torbiere abbiamo invece la presenza di tutte le parti molli, compreso, appunto, vedete, la carne, labbra, naso, cioè il corpo è integro. Però con questo polisaccaride si hanno processi chimici e processi anche acidi, in cui tecnicamente, non vi so dire con precisione, però immaginatevi che venga risucchiato dal corpo tutto il calcio. Quindi noi abbiamo questo corpo, ma le ossa sono belle che andate, ok? E quindi già questa è una differenza. Sono sì, in entrambi i casi, lo scheletro, che avete presente questo signorino qui, box body, però sono uomini dentro a siti lacustri, però c'è una differenza di base.
poi voi giustamente mi direte, va bene, ok. Quindi ci hai dato una reale che intanto è l'Alta Europa, vi do anche ovviamente delle aree precise che sono per esempio la Danimarca, l'Inghilterra, l'Irlanda. Vi dico che i primi corpi ritrovati, principalmente quelli che sono stati studiati, perché il primo ritrovamento sicuro è fatto risalire alla prima metà del 1600, quindi immaginatevi quanti in realtà corpi si sono ritrovati appunto nelle torbiere o nelle paludi e quanta gente gli è preso un coccolone perché tu vai lì. Magari agricoltore per caso a prendere un pezzo di torba per farne poi del combustibile, perché la torba, ragazzi, è un ottimo combustibile per riscaldarti magari in casa, vai a dare una mazzata e ti spunta un cadavere e ti piglia un coccolone. Quanta gente probabilmente è finita anche in galera perché hanno pensato che ha ammazzato una persona che magari era di un periodo storico che potrebbe essere i più antichi rock bodies di cui abbiamo traccia sono del Mesolitico, quindi età proprio della pietra, cioè tra Paleolitico e Neolitico, perché il Mesolitico è quella parte lì. Quindi immaginatevi un po' la situazione. Voi dite, ah, vado a zappare e mi trovo una persona che, come potete vedere, è letteralmente integra. Cioè, non vi posso garantire che queste mummie sono, cioè noi riusciamo a identificare i capelli che tra le altre cose nelle torbiere diventano se non sbaglio anche rossi, quanto non per forza erano rossi, ma possiamo riconoscere vestiti se avevano oggetti magari di lana, i capelli appunto, le unghie, ma anche se si fanno analisi, diciamo, per quanto riguarda l'ultimo alimento che hanno vissuto questi individui, si riesce anche a identificare qual è stato il loro ultimo pasto, si riesce a vedere se erano malati, se hanno avuto ferite, e vi posso garantire che questo tratto è molto importante per diagnosticare la morte di questi nostri individui. Cioè, dai corpi nelle torbiere noi riusciamo a capire veramente di tutto e di più. E appunto vi dicevo, il primo a essere scoperto è stato a noi noto, trovato nella prima metà del 1600 e ad oggi abbiamo, si calcola, un quantitativo di uomini nelle torbiere ritrovati che vanno intorno al 1500 corpi come numero. Non so quanto italiano, possa essere italiana la frase che ho usato, però va bene, mi avete capito. E, però c'è un problema. Ovviamente i primi ritrovamenti non vennero ben documentati o ben analizzati, come invece furono i ritrovamenti fatti nel secolo scorso. Infatti, il primo vero, come definirlo così, ritrovamento documentato, scavato, lavorato, fatto bene da archeologi, da docenti, è appunto l'uomo di Tollund, se non sbaglio, non voglio dirvi castronerie, ma sì, appunto, è questo signorino qua che vedete, che è stato ritrovato nel 1950 dal professor Globe. Oraccio, che nome. E quindi cosa fece coerente questo professor Globe? Cosa ci viene raccontato nei manuali di archeologia? Perché ovviamente immaginatevi di norma tu ti trovi un corpo dentro la torba, vi è un quantitativo di umidità che mantiene comunque il corpo è in uno stato di anche anaerobicità, quindi non passano batteri, aria, cose. E cosa fece questo professore? Creò letteralmente nel 1950 una cista lignea dove le pente strappò dal terreno, incastrò questa cista nel terreno
e strappò la parte di terreno con dentro il nostro signorino qui, per poi ovviamente andarla a lavorare, diremmo così, a studiare, a ovviamente tirar fuori il corpo in un ambiente che potremmo definire più protetto a tutti gli effetti, quindi in un ambiente dove vi era controllata l'umidità, dove vi era un clima fresco in maniera tale che il corpo non andasse avanti con processi di decomposizione. Ricordatevi, in un clima fresco, freddo, ovviamente è come ozzi, è come la carne che mettete nel freezer, tecnicamente regge di più. E come ovviamente l'uomo di Tollund, abbiamo successivamente, sempre negli stessi anni comunque giù di lì, altri ritrovamenti, tra cui sempre, allora, l'uomo di Tollund è Danimarca. Sempre nella Danimarca abbiamo 1952, ora mi vedrete un botto stare così perché hanno nomi assurdi, io non li so dire, ve lo premetto già da ora, però ci provo. Abbiamo lo scavo del Graubelmann e sempre nello stesso anno abbiamo in Inghilterra l'uomo di Lindau, Lindau Man. Ok, l'uomo di Lindau è un altro grande nome che se andate a ricercare lo trovate sicuramente. Tollund e Lindau sono quelli che vengono sempre messi in mezzo. E anche in questo caso abbiamo degli strappi. Ma io vi ho già detto, vero è che abbiamo Danimarca e in Inghilterra, ma abbiamo anche un'altra regione che è l'Irlanda. In Irlanda i ritrovamenti di uomini delle torbiere possiamo definirli invece più recenti, a partire dagli anni 2000, per capirci. Nel 2003 è stato ritrovato il Clonicavan, non lo so, Man, e sempre nello stesso anno l'Old Krogan Man. Io e i nomi faccio veramente, lo sapete. Entrambi ritrovati nella stessa area, nella stessa torbiera, e quindi tra di loro vicini, e presso il sito, nelle vicinanze, mentre noi diciamo vicino Roma, qui abbiamo vicino a Co O'Fally. E Co staccato O'Fally. Che razza di nomi hanno in Irlanda? Non lo so. Fatto sta che qui non hanno fatto come era la metodologia standard, appunto, dello strappare da terra, fare un cassone ligneo e poi prelevare il corpo, no. Qui hanno voluto invece scavare torba, ovviamente usando attrezzi lignei, perché voi dovete sapere, noi archeologi, no? Abbiamo, ve l'ho fatto vedere, traulo, spicillo, tecnicamente sono attrezzi per lo più metallici, ok? Però quando si ha a che fare con corpi, che siano ossa o che siano in questo caso proprio mummie, diremmo così, si cerca di andarci un pochino più delicati, quindi si usa magari spicilli in legno, in avorio, anche perché non graffiano, non intaccano le superfici come potrebbe invece intaccare una cosa metallica. Voi immaginatevi, prendete un coltello e si incide sull'osso, voi vi provate, se voi andate a fare con una cosina invece in legno, non si fa nulla l'osso. E qui, figuratevi, qui abbiamo letteralmente ancora la carne attaccata alle guance, volendo sarebbe stato un guaio.
non solo, ovviamente usarono anche pennelli e ovviamente anche l'acqua per pulire un pochino i volti, per cercare di rendere tutto un po' più omogeneo. E ovviamente dopo aver tirato fuori questi corpi, li hanno portati direttamente per analisi in laboratorio in una zona post-scavo. E ovviamente, come vi ho già detto, in ambienti ovviamente umidi, freschi, e anche quando, non so se alcuni di noi andranno mai, ma io prima o poi ci dovrò andare, se voi andate a vedere nei musei, si trovano magari, ecco, andate in Danimarca, andate in Inghilterra, andate a vedere uomini nelle torbiere. Dovete immaginarvi che anche ovviamente c'è anche una discussione sull'etica di mostrare questi corpi o non mostrarli, è una situazione problematica, però il concetto è il curatore del museo deve allestire anche per preservare il reperto, il corpo, devi allestire anche delle teche fatte apposta, quindi refrigerate con il giusto tasso di umidità, perché altrimenti nel giro di poco tempo diciamo che non rimarrebbe nulla del bog bodies, ok? Del body non rimarrebbe più un body, cioè verrebbe automaticamente a essere decomposto. E qui, dopo questa piccola introduzione, che poi tanto piccola non è stata, vi dico, ovviamente quando noi abbiamo a che fare con situazioni di questo genere, ovviamente noi sì, facciamo, vi ho già detto, ne sono usciti fuori un mare sia di figure maschili che di figure femminili, e ovviamente gli studiosi hanno iniziato a farsi delle domande, perché dovete sapere che tutti più o meno questi corpi nelle torbiere hanno come caratteristica comune quella di aver fatto una fine orribile. Nel senso che abbiamo, se gli va bene, uno strangolamento, come potete vedere nel Uomo di Tollund. In casi peggiori abbiamo anche tracce di tortura, smembramento, ma sì, cose leggere, cioè non vi dico, cioè ora vi dico, non vi dico ora, ma ve lo dico tra 2 minuti, però ci sono delle cose che tu dici, ah, perché c'è stato questo comportamento, cosa è successo? Anche perché molto spesso questi corpi vengono appunto brutalizzati, queste persone vengono brutalizzate, ma molto spesso troviamo ad avere a che fare con individui che hanno caratteristiche di figure importanti della comunità. E questi corpi, vi ho detto, il periodo più antico è il Mesolitico, ma arrivano fino all'età del ferro, nella zona diciamo alta dell'Europa, e l'età del ferro in queste zone non è come da noi nel Mediterraneo, cioè l'età del ferro va anche per parecchi anni dopo Cristo, cioè per parecchio tempo anche dopo Cristo, quindi è una situazione un po' diversa, un po' tanto diversa. E quindi ci si è chiesto, mai tutta questa situazione, cioè cosa è successo? Se noi ci rifacciamo ai testi antichi, Tacito, Strabone, si parla presso i popoli germani di una certa punizione, diciamo così, per atteggiamenti magari vili, per magari nel caso, ecco, appunto, di donne nelle torbiere. Abbiamo figure femminili con la testa rasata, cioè senza capelli. Cosa è successo?
magari segni di adulterio e quindi come punizione sono stati uccisi per essere puniti, o come fa notare lo studioso Kelly, in realtà magari è una pratica religiosa in cui vi è da fare tipo una vittima sacrificale a una X divinità, mettiamo caso, si è pensato per farvi capire, a sacrifici in onore di Odino. Ricordiamo che nella cultura anche celtica Odino era noto, se mi sbaglio era Udir, però non vorrei dirvi castronerie, non mi ricordo bene il nome di Odino trasposto in celtico, però c'era diciamo che il pantheon celtico vichingo è più o meno quello lì, ok? Ci sono magari cambiamenti di divinità, però mi pare che Odino rimanga sempre lui, ecco. Fatto sta, magari sacrifici propiziatori per la divinità, magari appunto sacrifici per ingraziarsi dei dèi. Ma a questo punto verrebbe da farsi un'altra domanda. Perché così crudeli? Se è un sacrificio per la divinità, perché deve essere così cruento? Che ha fatto di male sto povero Cristo o Crista? Beh, il professor Green ha ragionato sul fatto che probabilmente possono essere anche sacrifici in onore alle divinità. Ma magari le vittime, più che sacrifici per feste, erano capri espiatori, nel caso in cui magari vi era stata, diciamo così, una situazione di malus, qualcosa, magari diciamo così, il rappresentante, il capo della comunità si fosse in qualche modo inimicato le divinità, e da qui ovviamente il sacrificio magari del capo o di una figura importante, dei suoi figli magari, per in qualche modo dire: guarda, divinità, non lo facciamo più, guarda, te lo sacrifichiamo anche per espiazione. E da qui, se appunto si ragiona in questa maniera, se si ragiona con la maniera di capri espiatori, in effetti l'idea di un altro rappresentante della comunità, che però si assume su di sé tutte le colpe della comunità e quindi viene anche brutalizzato perché è un modo diciamo, concentrare l'ira su un unico punto, sia ovviamente ira umana che ira divina, volendo potrebbe essere ragionevole. Un'altra idea ancora è invece situazioni in cui, e questa cosa l'ha fatta riflettere, in situazioni in cui abbiamo individui in cui non abbiamo traccia di nulla. Perché vi dico questo? Perché in che senso non abbiamo traccia di nulla? Ci sono alcuni, diciamo così, bok bodies che hanno anche una sorta di corredo, mentre ce ne sono altri che sono letteralmente ignudi. Letteralmente. Non hanno un coltello, non hanno nulla. E questo è un'altra. Cioè, ovviamente, ragazzi, immaginatevi che queste sono tutte ipotesi, eh? Queste sono tutte ipotesi. Quindi io vi sto facendo un excursus, non sappiamo in realtà cosa avessero in testa le varie comunità, anche perché è un areale molto grande, è un areale che va, ripeto, dalla Danimarca all'Irlanda. E per anche un vasto periodo di tempo. Però ecco, un'altra ipotesi può essere quella di agenti derivanti da situazioni
da situazioni che possono essere furti. Viene ammazzato un tizio, lo derubo di tutto e lo getto nella torba, nella palude. Però queste sembrano quasi come ipotesi, quantunque può essere realistica, ma per alcuni è molto un'ipotesi molto, cioè, come dire, vale, può valere, ma solo per alcuni casi, non per, sicuramente per tutti, per il gran numero di corpi che si sono ritrovati. Però ovviamente vi ho fatto un excursus, in realtà ora appena finiamo il nostro dialogo mi potete anche dare delle vostre opinioni, cioè può esserci detto di tutto, ecco. Detto e scritto di tutto. E a questo punto, tutte queste ipotesi, rifacendosi ai testi appunto Tacito, Strabone, rifacendosi a ipotesi di studiosi, vi faccio degli esempi. Perché, ho detto, sacrificio, espiazione, rituale, furto, gli hanno rubato la mamma, non lo sappiamo, però facciamo degli esempi. E il primo esempio che vi faccio è un esempio di cui ho già detto, vi ho citato prima, che è appunto l'uomo di Lindau, Lindau Man. Allora, immaginatevi il ritrovamento di questo corpo e immaginatevi il ritrovamento di un ragazzo di 25 anni circa, da 5 anni in più, 5 anni in meno, datato ovviamente col carbonio 14, quindi il carbonio 14 può dare delle risposte ma non è ipercerto, cioè dici tu, ma ho detto una cavolata, datato non per i 25 anni col carbonio 14, ma il carbonio 14 venne usato per datare la morte del nostro protagonista, dell'uomo di Lindau, periodo anni 20, cioè 20-90 dopo Cristo. Chiedo scusa, ho fatto un attimo di flash. Comunque 25 anni sempre circa, perché noi diciamo l'età approssimativa dell'età di morte, però dovete sapere che quando noi abbiamo a che fare con un corpo, quello che ci può risultare dalla fisionomia, una persona può avere letteralmente 30 anni e risultare un bambino, perché voi ragazzi magari vi tagliate la barba e con voi funziona così, e lo sapete anche voi, magari una persona di invece 20 anni sotto stress può averne 40, cioè poi anche fisionomia eccetera eccetera, però diciamo bene, l'uomo di Lindau, ragazzo più o meno di 25 anni, datato col carbonio 14 anni 20-90 dopo Cristo, detto meglio ora, scusate. E cosa sappiamo di lui? Sappiamo che era un ragazzo tutto sommato in salute, a parte dei parassiti intestinali che aveva in pancia. Sappiamo, cioè comunque in salute perché il resto non aveva malformazioni o altro. Sappiamo che ha avuto una vita comunque faticosa e sappiamo che prima di morire gli sono state tagliate le unghie, gli hanno fatto la manicure, gli è stato sistemato i capelli. Sappiamo che dalle analisi gastriche che si sono fatti, sono fatte con gli studiosi, ha avuto un ultimo pasto che è appunto fatto di pane e di una bevanda con polline, se non mi sbaglio, di vischio. Sappiamo che come sua caratteristica, come unico vestiario, perché praticamente si è ritrovato nudo, ad eccezione aveva come unico vestiario sul braccio sinistro una pelliccia di volpe, quindi già la pelliccia di volpe
comunque è sinonimo in qualche modo di status, e sappiamo come è stato ucciso. Vi dico, è stato ucciso perché ha ricevuto letteralmente due mazzate che gli hanno lussato, diciamo così, il cranio. Nei contraccolpi gli si è esploso anche un molare, tra le altre cose. Quindi immaginatevi proprio la cattiveria. Stordito, è stato prima soffocato e poi, come colpo finale, gli hanno tagliato la gola. Vedete, quando vi dico che sono le morti dei Bok Buddies, sono morti atroci, cioè, Dio santo, proprio finish him, fatality gli hanno fatto, cioè, proprio di cattiveria. E caso simile, per alcune caratteristiche, l'uomo di Lindau è ovviamente Inghilterra, altro caso inglese è l'uomo di Washley, e anche qui abbiamo un ragazzo intorno ai 20-30 anni. Sappiamo che tecnicamente anche lui ha avuto prima il cranio, una botta in testa per stordirlo, e poi anche lui strangolato e poi letteralmente decapitato. Perché sì? Perché che fai? Non decapiti la gente. Invece, io ovviamente, se possiamo dire che c'è una standardizzazione, cioè io vi ho fatto due esempi, però c'è una certa calma, tra molte virgolette calma, per quanto riguarda il modo di uccidere i personaggi in Inghilterra, diciamo che in Irlanda ci vanno giù di cattiveria. Posso dire che ci vanno giù di cattiveria. Vi faccio il caso, visto che si è parlato di teste mozzate, di un ritrovamento, cioè vi dico, in Irlanda si sono ritrovate soltanto così, di fantasia, 15 teste senza corpo. Così. 15 teste senza corpo isolate, mentre nel caso specifico, e ora piango, dell'uomo di Old Cron... l'ho detto prima... Krogan Man, il Krogan Man, The Old Krogan Man, ok, non riuscirò mai a dire, comunque avete capito. Ecco, lui ne ha subite di ogni. Immaginatevi un uomo alto, manone, belle simpatiche. Perché vi ho detto decapitazione? Che ha di caratteristiche l'uomo... Vabbè, lui insomma, Krogan Man. Decapitato. Gli hanno tagliato braccia, gambe e busto, quindi è proprio smembrato. Si è visto che ha segni di tortura addosso. Segni del tipo che durante tutta probabilmente la cerimonia gli hanno tagliato i capezzoli. E non è che li hanno strappati completamente, li hanno lasciati, li hanno tagliati, li hanno poi lasciati appesi, per farvi capire. Perché così. Si è beccato anche un pugnale nel polmone, per ovviamente far collassare il polmone, ma perché comunque un pugnale nel polmone, che fai? Non sei una brava persona se non pugnali al polmone la gente. Immaginatevi sto colosso, ok, cioè hanno fatto di tutto per buttarlo giù, letteralmente. E ovviamente tagliati i capezzoli, ha avuto il pugnale al polmone, poi che cosa hanno fatto? L'hanno sventrato, e, tirando fuori quello che si può tirare fuori, e poi l'hanno smembrato. E noi abbiamo, si è ritrovato nella torbiera busto, braccia e testa, ma le gambe sono a tuttora disperse. Non si, chi l'ha visto? Avete visto le gambe di sto tipo? Perché non si trovano. Quindi immaginatevi un po' la situazione. E a tutti gli effetti, questa può dire che
rispetto a quello che vi ho detto prima, cioè l'uomo di Lindau qua gli hanno fatto la fatality, e non è, vi ripeto, l'unico individuo che in Irlanda ha avuto una fine poco dolce. Ma tornando un attimo all'uomo di Tollund, l'uomo di Tollund è più simile, per invece, perché abbiamo fatto due casi inglesi, un caso irlandese, facciamo anche il caso danese, no? Facciamo un paio di casi un po' a destra e a manca, gli si va fatti. Cosa possiamo dire dell'uomo di invece Tollund? Possiamo dire che è, come potete vedere voi stessi, un signore abbastanza anziano, la barba e i capelli sono state fatte poco prima di essere ammazzato, cioè la barba si è calcolato che era forse del giorno prima o del giorno stesso in cui poi è stato ammazzato. Si può ben vedere che al collo ha ancora il cappio, quindi probabilmente è stato impiccato. Era nudo, si è ritrovato in una posizione fetale, le altre cose, e possiamo dire che alcuni l'hanno immaginato come appunto il capo del suo villaggio che era stato appunto sacrificato per quello che vi ho detto prima, quindi va da capirsi se per situazioni di mal gestione della comunità o se proprio per situazione appunto religiosa. Sappiamo che anche lui, con le analisi ovviamente gastriche, ha avuto, in realtà quasi tutti hanno avuto l'ultimo pasto, lui ha avuto del porridge d'orzo, mi pare, quindi immaginatevi un po'. E possiamo dire che il nostro signorino, l'uomo di Tollund, viene fatto risalire intorno al 400-300 avanti Cristo, quindi un pochino vecchiotto è. Detto ciò, capite che è una situazione che io ve l'ho raccontata in maniera molto basic. Vi ho detto, ci sono ovviamente situazioni in cui ci sono tecniche di scavo differenti, a partire da una tecnica che era quella tradizionale dello strappo a una invece diciamo, scavare in loco. Vi è ora le analisi fisico-chimiche, biologiche su questi corpi, come è successo a Otti ovviamente, quindi poveri corpi maciullati in realtà. Si è ovviamente fatto analisi perché, ripeto, vi è una differenza tra torbiere e paludi. Si è visto anche appunto la questione etica sul metterli nei musei o meno, vi è stato un dibattito, però tutto quello di cui vi ho raccontato, ragazzi, ripeto, in Italia probabilmente ci sono, non voglio dire che non ci sono, però io non ho trovato, e ho cercato comunque, testi che non siano soltanto le due righe del manuale di metodologia della ricerca archeologica. Non ho trovato testi italiani inerenti a questo argomento. Io, ma come hai studiato allora per farci questa live? Google traduttore, inglese, tanto devo fare comunque il B2, quindi mi devo comunque esercitare, però io ho trovato testi principalmente in inglese. Bene. Giustamente ci sta, perché comunque non è roba nostrana. Roba nostrana sono incinerazione, inumazione, qualcosina di saponificazione, però quelli sono casi particolari di cui veramente... Cos'è la saponificazione? Ve lo racconterò prima o poi, ma non è questo il giorno. E quindi io ora sul Discord vi metto... Non so se vi metto quello che ho trovato io, metto quello, la roba in inglese. Vi posso garantire che
roba in italiano e non l'ho trovata. Sicuramente c'è, sicuramente sono scema io, ma io non l'ho trovata. Sono stata lì a cercare, però vabbè, non è mai colpa, è sempre colpa di noi altri. Ricordate. Detto ciò, levo la chat solo emoticon only. Se avete qualcosa da dire, prego ragazzi, a voi la parola. È stato un breve excursus, lo so, però mi devo anche basare su quello che ho fatto. E anche a volervi portare roba un pochino più precisa, più. Mi sembrava poi di andare a esagerare, di andare a rendere la cosa pesante. Ho detto no, rendiamolo come tipo piccolo assaggio, tipo piccola goccia, che se magari i ragazzi sono curiosi, ti do più materiale. Se i ragazzi sono curiosi e vogliamo fare una seconda live, facciamo questa prima live come prima parte, poi seconda parte, può anche far così. Però questa è stata l'introduzione a qualcosina. Grazie Gaetano, sempre gentilissimo. Io non lo so, curiosità, vostre impressioni, vostro. Cosa, ecco, cosa ne vedete voi? Ve la butto così. Cosa ne pensate voi di quale potrebbe essere la motivazione per cui questi corpi hanno queste caratteristiche di essere brutalizzati, ma nello stesso tempo sembrano figure importanti, sono ben curate, ma nello stesso. Cioè, qual è la vostra opinione? Prego. Ai ai. Intanto. Cosa stavo vedendo? Stavo vedendo per poi un attimo andare di là che devo ancora mangiare. Altra domanda che non so, non ci sono stati problemi d'audio a sto giro, penso. Non mi è stato segnalato, quindi penso sia stato tutto ok. Quindi magari ci siamo anche a questo punto. Io non c'ho qua da bere. No, ho portato da bere. Hanno portato da bere, quindi non posso bere. Venivano torturate o per religione o perché rubavano, pensi? Quindi tu sei a livello dell'idea di Tacito, fammi capire Gaetano, che o c'era una colpa intrinseca, quindi erano magari colpevoli e venivano puniti, o invece era un motivo religioso, era per celebrare Odino, eccetera, eccetera. Ma li vedi come figure di capro espiatorio o proprio gente così? Comunque sì, ci sta, come opinione ci sta, perché sono le opinioni che la gente si è scervellata, ragazzi, si è scervellata di ma qual è la cosa giusta? Alla fine noi non eravamo lì, quindi l'unica cosa che possiamo fare è immaginare cosa avremmo fatto noi. Io, francamente, ci sarei andata un po' più piano, cioè, meno che tu non mi insulti la mamma, e allora io ti faccio come l'old Cronang Man. In quel caso mi insulti la mamma, però no, scusate, cioè, gioco, scherzo, vedete che sto ridendo, quindi tranquilli. Vabbè. Direi. Vabbè. Allora, it's time for me di andare a pappa, perché tra le altre cose anche a sto giro c'è la mia compagna di stanza che prepara la pizza. Io non mi azzardo a cucinare. No, ma ci sta, è un'ottima opinione, Gaetano, ci sta da Dio. Il gioco, ecco, si potrebbe fare un gioco. Cosa ne pensate di? Vedo che comunque è ora di fare bye bye. Vedo già un bye da parte di Kyle. Prima di andare, vi risultano le nuove emote che vi ho messo?
Io ho messo nuove emote intanto sul canale, perché comunque ci stiamo avvicinando a Halloween e dovrebbero esserci due nuove emoti. Fatemi vedere se sono uscite, penso di sì. Io faccio cose perché io al canale ci tengo. Dovrebbe essere un emote per Halloween e un emote un po' troll. Per situazioni divertenti, eventualmente. Perfetto, perfetto. Ok, quindi ha funzionato. Sono contenta. Ah, Jack Skellington, che noi chiamiamo Jack Skeleton, ma in realtà è Skellington. Tim Burton. Vabbè, buon proseguimento di serata, ragazzi. Ci becchiamo forse dopo, perché ripeto, penso che avrò serata di pappa, io devo ancora fare la. Ci vediamo eventualmente dopo, se ci siete.